Ah, buonasera a tutti. Chiaramente parliamo di tutti gli argomenti a 360 gradi, tra cui appunto i fumetti, perché stasera andiamo a parlare i fumetti e parliamo un po' dei fumetti Marvel. Un saluto a Dai. tutti ragazzi, scusatemi, per qualche ragione c'era un problema di audio, ma è tutto risolto. E quindi eccoci qua, dicevo che appunto parliamo dei personaggi della Marvel stasera, personaggi della Marvel eccezionali, e quindi godiamoci una puntata splendida, veramente una puntata splendida, che appunto tratta questi personaggi leggendari e ovviamente... Recuperatevi la prima puntata, che sono personaggi con la lettera A, bellissimi come Aquila, classici, belli personaggi proprio. Non mi ricordo neanche chi Andrea, sia. quella la Man in No, Black, praticamente. Quindi. non mi ricordo neanche chi fosse, pensa un E quindi, po'. appunto, stasera andiamo avanti col festival di. No, non è vero, nessuno. Dai, eh. Personaggi non me l'avevano Ma a sentito noi prima. non ci piace il festival, Esatto, non è che continui a esatto. citarlo, a me Ma non mi non me fa l'hanno sentito angoscia. prima, quindi si sono risparmiati la battuta brutta. A me fa E quindi. angoscia E proprio. invece, là, parliamo di un personaggio che sicuramente tu ami. Chi sarà il primo personaggio di stasera? Allora, Ant-Man, ok. Ant-Man, se hai già Ovviamente l'immagine da far sì. vedere, O comunque Scott Ant-Man Lang, che comunque esordio nel 1962 in una storia scritta da Stan Lee e Larry Lieber. Al personaggio è stata dedicata una trasposizione cinematografica nel 2015 con la pellicola Ant-Man, e nell'estate del 2018 ovviamente c'è anche il suo secondo lungometraggio che si chiama Ant-Man and the Wasp, Eh e poi sì. uscirà anche il terzo, che è lui, Quantumania, quello È di Jared vero, Leto. vero, sì, perché ormai stanno lavorando nel mondo quantistico. I film non sono malacci, il primo film un po' mi ha annoiato, devo dire la verità, un po' mi ha No, a me non annoiato. piace lui, quindi Ma alla fine non mi a me piace. non piaceva quello, il vecchio Ant-Man, perché comunque quello lì era un personaggio, si può dire, un personaggio che maltrattava la moglie, che beveva, era cattivo, e alla fine infatti viene espulso dagli Avengers. E allora poi l'armatura viene appunto recuperata da questo criminale ladro Scott Lang, che poi diventa un supereroe, e quindi è giusto che sia nel suo possesso, così come la Wasp non è più la Wasp di una volta, quegli anni 60, ma è un'altra ragazza che appunto è la figlia. E quindi insomma andiamo avanti, ed è una cosa buona questo personaggio, ma a me piace il potere, perché diventa grande, diventa piccolino, può entrare nelle varie cose, è entrato dentro Ultron, mi sembra, è entrato dentro E Ultron. tra l'altro non ce n'è uno solo, come hai detto tu, Eh c'è sì, Harry Pin, Harry Scott Peele è Lang, primo. che è lui, ed Eric O'Grady, che è un agente dello Shield, quindi prende queste armature qua anche lui. Pym era uno dei padri E fondatori degli Avengers, comunque è un personaggio sì. importantissimo. I vari Ant-Man, come hai detto tu, possiedono capacità simili, dipendono esse dalla tecnologia in cui sono attrezzati, che è sostanzialmente la stessa: diventare piccolo o gigantesco a volontà. Volevo dire una Dispongono. cosa, Dì, prego. che nei vecchi fumetti lui quando diventava gigante non era più Ant-Man, in quel periodo era una Giant Man, era Giant Man, era l'uomo Ah sì, gigante. infatti c'è questa cosa di Ah, Giant Man. davvero? Ci stavo arrivando. Ant-Man è un'identità supereroistica utilizzata da molti personaggi della Marvel, però è legata a Ant-Man. Il primo è Hank Pym, il primo Ant-Man, dopo aver ingerito il processo di funzionamento delle particelle Pym, è diventato un Giant Man. Eh Poi c'è Second Story Sammy. Decide questo Sammy di rubare il costume per diventare un criminale, e si rivoltandosi anche contro Wasp. E poi Billy Foster, che non è lo youtuber, ma è questo qua, uno di questi, assistente dal laboratorio di Harry Pym, ex impiegato dell'industria Stark. Questo Billy utilizza questa attrezzatura per farlo diventare un nuovo Giant Man. E poi Raz Mehrotra è uno scienziato, dopo essere stato vittima della manipolazione del criminale Testa d'Uovo, viene Oh, soccorso da Eggman, Giant mamma Man mia, che originale. personaggio, quello con la testa d'uovo. E poi c'erano tutti i poteri. In realtà di poteri ce n'è pochi, in realtà di poteri, perché parlano appunto è più tecnologico. Come hai detto tu, dispongono anche di un pungiglione, un raggio di energia di bassa intensità sufficiente a stordire un uomo, oltre ad avere la capacità di controllare le formiche attraverso il loro casco cibernetico, il quale viene utilizzato per sparare raggi bioelettrici dalle antenne. Il terzo Ant-Man è anche dotato di zaini jet di tre bracci meccanici. La tuta è composta di molecole instabili, affinché si rimpicciolisca e si ingrandisca come suo possessore. Va bene. Sì. Le particelle Pym possono inoltre aumentare o diminuire la massa e la forza corporea come visione. Ovviamente.
Inoltre possono anche utilizzarsi per ridurre delle determinate parti del corpo interno e esterne. Quindi tutte, sottolineo tutte. Tutte, può ridurle. Tutte. Magari non voleva, ma si riduce. Interessante, gli si riduce, che ne so, un braccio, un dito, una parte. Il altro tipo il... Ho capito, beh, ansia da prestazione, può succedere, ovviamente. Buono sapere queste cose, dettagli segreti di Anna. Comunque sia, grazie per questo dottore segreto. E quindi bene, che dire, Anna, ma sì, alla fine a me come personaggio negli Avenger va più che bene, quindi non ci sono problemi. Va bene, comunque non è uno dei miei preferiti, ma in ogni caso è un personaggione. Abbiamo iniziato oggi con un personaggio importantissimo, comunque non è che parliamo del Ah sì, oddio, a me non mi piace sì. tanto, un personaggio che non ho mai gradito, sinceramente. Sì. Io vorrei parlarvi di Antropomorfo, qua sono sicuro che non ma ce l'hai nella tua lista, sono sicuro che Antropomorfo non ce l'hai, Antropomorfo, non conosci Antropomorfo, manco io lo conosco, eccolo qua. Antropomorfo è... sconosciuto, è praticamente lo spazio-tempo, il Khazar e l'antico dell'universo, che praticamente dice che hanno fuso le loro abilità per diventare questa struttura, questa pallina sferica, circolare, galassia, ed è più forte di Galactus, dello Strange, è fortissimo, quindi così, antropomorfo, mai rivelata la sua identità, è un'entità cosmica, visto che parliamo dell'antropomorfo. Vabbè. Dalla foto non si capisce. No, è una pallina in una specie di universo, praticamente, una specie di galassia, delle galassie. Beh, là, di chi ci parli tu? Io parlo di degli antichi dell'universo, che sono un gruppo immaginario composto da super criminali che appaiono nei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics. Il gruppo esordì nella serie a fumetti Avengers numero 174 di agosto 1978. Formato da personaggi che esistevano già indipendentemente, primo tra tutti il collezionista, poi andiamo a vedere già che ci siamo, il quale aveva già esordito in Avengers numero 21 del 1966. Altri componenti sono il Gran Maestro, l'astronomo, Ego il pianeta vivente, Urca, in passato dichiarato di essere uno degli antichi. Sì, è vero, infatti anche nel film Ego ha un ruolo importantissimo. E poi sì, il Grand Master, il Gran Maestro è praticamente un grande, usava tutto come degli scacchi e pianificava le sue strategie come si pianifica una partita di scacchi. Era geniale, astuto, io purtroppo non ho immagini loro, ma ti posso dare in compenso, ti posso dare l'anti-cap. L'anticap, dire chi è l'anticap? L'anticapitan America, che non so se in italiano si dice. Cos'è? Soldier? US no, Soldier. Stranamente non è US Soldier, è un anticap, niente, è non mai rivelato, e boh, niente, non si sa no, nulla. No, sì, è coso. È lui, è US Soldier? Sì. Ma perché non l'hanno... È US Agent, come no? Sì. Strano, perché... Sì. Guarda, ma io lo conosco come US Agent, anche lui, però boh, mi sembrava... strano. No, anti-cap perché sì, è lui, è agent. Ecco. Ok, perché dice, non è neanche un militare questo, strano, davvero strano. Mi ha dato le foto, sì, è lui. Sì, ma più che altro quella non era l'immagine di lui, quello lì non era l'immagine di lui in effetti. È uno di questi, sì. Ok, infatti questo qui sì, l'US Agent 1 è sicuramente, cavolo, è importantissimo l'US Agent, l'abbiamo visto anche nella serie di Falcon, fra l'altro l'hanno gestito bene, mi è piaciuto quel personaggio. È piaciuto, però questo qui, l'anticap, boh, non è lui perché non ha quella stellina, quindi boh, chissà chi è uno dei tanti falsi Capitan America. E abbiamo, questo forse ce l'hai anche tu, nella lista Anubis. Ce l'hai? Anubis? No, non ce l'hai. No. Anubis è un dio egiziano, ovviamente in serie come Moon Knight si parla di dei egiziani, viene spiegato che ognuno di questi dei ha poi un avatar terrestre che incarna la nuova incarnazione del dio, ad esempio c'è Osiride che ha il suo, Hathor ha il suo e vari hanno queste, come Moon Knight è l'avatar di Khonshu, e allora Anubis è uno degli dei. E attenzione da notare che anche il suo nome egiziano è Anpu, non lo chiamiamo Anubis perché i greci l'hanno reso famoso così, il suo nome era Anpu, ovviamente in Egitto si chiama così, e qui sembra che abbia a che fare con Odino, perché ovviamente si sa questi dei o vanno d'accordo o sono tutti nemici, e quindi interessante appunto appare come forma spettrale
potenziato da Silas Warden, che è uno studente come Mind Star. E niente, ovviamente collabora con la mummia vivente, cose varie. Insomma, beh, comunque è un personaggio importantissimo, un dio, è un dio. Detto questo, torniamo ai tuoi personaggi epici. Sì, io volevo finire di leggere gli antichi, perché qua ci sono un po' di nomi. C'è Cort Zottinus, che è The Trader, Ego, il pianeta vivente, il Gran Maestro, Father Time, che credo che in inglese... Padre del tempo, sì. Esatto, poi Jill Peltodon, The Runner, The Possessor, The Habilitator. Ma sono dei nomi bruttissimi. Guarda quanti ce n'è. Ma sono dei nomi bruttissimi. The Possessor, cos'è, quello che possiede la PlayStation 5? The Giudicator. The Giudicator lo conosco, sì. Ha fatto un arco narrativo, sì, sì, quello lo conosco. Sì, e già che ci siamo, io andrei sul collezionista, già che prima l'abbiamo citato. Sì. È un personaggio che appare nel maggio del 66, la prima volta. Nei film è interpretato da Benicio del Toro. Eh beh, bravo. Quindi da lui. E si dice che questo qua è il fratello del Gran Maestro, si dice. Sì, sì. È apparso nel cinema, nella televisione, nella serie animata di Ultimate Spider-Man, nei videogiochi. Anche appare, quindi è un personaggio abbastanza ricorrente. Poi non è che viene detto i poteri di questo, ma magari in inglese c'è un po' di più. I poteri sono i soldi. No, non c'è nulla purtroppo. Perché lo devo trovare quando arriva e The Collector lo trovo o sulla C o sulla T. Quindi prima di arrivarci si vorrà un po'. Allora niente, il prossimo è l'antico. L'antico l'abbiamo visto nel film del Dottor Strange. Vabbè, certo, l'abbiamo visto lì. Ovviamente chi ha visto il film sa benissimo che cavolo sia, che personaggio sia. La prima volta che è apparso è in Strange Tales, volume 1, nel luglio del 63, numero 110. E poi niente, i poteri penso che si sanno, perché essendo il mago supremo della dimensione terrestre, antico, è in grado di manipolare le arti mistiche avendone una forte predisposizione. Antico è in grado di spostarsi sul piano astrale e teletrasportarsi in diverse località, di ipnotizzare i suoi interlocutori, di leggere i loro pensieri. Inoltre è in grado di rilasciare delle scariche mistiche o scudi mistici, utilizzare forze extradimensionali e si serve anche di alcuni oggetti mistici per potenziare i suoi poteri, come l'occhio di Agamotto e i libri dei Viscianti. Quindi tutte cose che abbiamo visto anche con Strange. Ho amato la versione al femminile, quella del film, mi piaceva, bravissima l'attrice, e me lo ricordo anche come un libro nei videogiochi degli Avenger, perché a volte era incluso in un libro. E quindi è interessante, ovviamente è potentissimo. Sì, appunto, usando questo piano astrale sarebbe una dimensione fra la materia e la non materia, dove questi stregoni possono viaggiare, spostarsi. È molto complicato, molto molto estetico, ovviamente. E quindi eccoci qua. E questo qui è un personaggio potente, potente ma non invincibile. Potente ma non invincibile. No, infatti. Esatto. Comunque, è un personaggio. Vede nel film, si vede. Si vede nel film, non è invincibile, sui punti deboli. E quindi, beh, interessante l'antico, sicuramente è un personaggio affascinante, ovviamente non penso che lo vedremo più in ruoli importanti nei film, ma comunque sia interessante. Io invece, sei emozionato, Apache Kid, il grande il ragazzo Apache, personaggio, ovviamente è un nativo americano, il suo nome è Rosa, una ragazza, ovviamente l'Apache Kid. Ed è... Guarda, per scriverti una cosa, aspetta. Sì, comunque è grande, la so che è un fan anche lui dei nativi americani, quindi insomma è molto molto importante sta cosa. E appunto era una scout di Fort Madison e poi va in giro e non ha grossi poteri in realtà, identità segreta, quindi manco è importante. Sì, non posso dire sta cosa, ma sì, sono d'accordo. No, però è... Sì. E alla fine era sposata con un altro Apache Kid che era il marito di nome Dazzy, e poi è diventata lei, è anche collegata a Red Oak. Ho capito con la N invece che Dazzy. No, Dazzy, il signor Dazzy, non lo conosco come personaggio, però beh, questo qui era Apache Kid, un personaggio dimenticatissimo, però beh.
Voglio dire, interessante che incarnano ogni sorta di personaggio. Ne ho un altro che sono convinto al 100% che tu non ce l'hai, Clasto qua, sono convinto che... Ape largo, se mi dici che c'hai Ape largo, guarda, hai la collezione di... Ape Aspetta, non credo. largo non peso. È un No. gangster che sembra un po' uno scimpanzé, perché vedi, bello grosso, spara tutto, Chi è? con Ma è Luke Cage. No, non è Luke Cage, non è Luke Cage. Però è armato fino ai denti. Ed è anche un grande, incredibilmente intelligente, non è grande grosso che non capisce, è uno che ha studiato antropologia, sociologia, religioni antiche ed è co-gestore della Nightshade Detective Agency e sono detective che risolvono crimini. Questo Sì, immagino, come li ovviamente. può mai risolvere questo? Ah, boh, è intelligente, quindi Immagino. non lo so, Sì, no, comunque. ma immagino, cioè, no, non è la prima cosa Cioè, che se ricordo. c'è un crimine, il morto c'è sicuro, perché con le due cose per Morto ti sparare, temo il che sia morto ci sarà sicuro. sicuro. Però magari risolve anche qualcosa nel frattempo, magari elimina il criminale, il giudice, la giuria, insomma. Ebbene, Cla, Vabbè. a te la parola. Che ci vai a scoprire? Allora, qua andiamo con Arcade. Anzi, prima c'è Anya Corazon, che è un Anya Corazon. personaggio che appare in Amazing Fantasy, che è dell'uomo ragno, una testata dell'uomo ragno, nel 1º agosto del 2004, quindi è un personaggio relativamente Ah, nuovo. ma potevi dirmelo che era Corazon Espinado, quello dei Santana, potevi dirmelo, la No, canzone non è non è quello, quella. si può dire che questa qua, come potere, ha una forza superumana. Ha la capacità di scalare i muri, di compiere enormi balzi. Questi poteri sono stati amplificati dall'esoscheletro che lei stessa può richiamare, la cui resistenza la protegge dagli impatti delle armi da fuoco. Sentisci? Arana possiede lo spirito del cacciatore che la trasforma in una formidabile guerriera, perché è una liceale di origine messicana. Ragna, giusto, rana ragna, giusto, è una specie di Esatto, ragno. quindi può fare Non credo ste robe. che sia, ma non si chiama Julia Cornwall No, Carpenter, non è quello, ok, quello è un no, altro. no, no, non è quella. Boh. Quindi, bene, è un No, basta, ho personaggio. finito. Ok, ho capito, è un personaggio interessante, interessante. Non hai anche Apocalypse lì nella lista? Aspetta, vediamo subito. C'ho Arcade Arcade, ma sicuramente. Apocalypse doveva essere prima, però comunque Arcade ce l'ho Arcana. anch'io. No, non ce l'ho, quello dici te, non ce Ok, l'ho. Apocalypse, non ha Apocalypse, beh claro, conosciamo Apocalypse. Cosa c'è da dire di Apocalypse? Apocalypse Apocalisse, è ragazzi. uno top personaggi villain. Apocalisse è uno dei migliori. Sì. Il problema è che nel film degli X-Men sembrava un Power Ranger, Sì, bravo. lui sarebbe una specie di divinità antica, una specie di faraone che poi si risveglia ai tempi d'oggi e dice, bah, facciamo quattro cavalieri e andiamo a distruggere il mondo. Che bella idea. E ci riesce abbastanza, è nemico arcinemico degli X-Men, e purtroppo per qualche ragione non si riesce, non funziona come vorrebbe. È un vero peccato, veramente, un vero peccato. Tra l'altro, lui rapisce anche i vari cavalieri dell'Apocalisse, li Sì. fa diventare cavalieri, appunto, tipo Gambit lo è stato, Ah, li rapisce. e Bestia forse anche, e Sì, bestia. sicuramente alcuni li ha fatti, sì. Beh, comunque è un personaggio interessante. In ogni caso, Apocalisse a me piace perché comunque ha la sua storia. È un villain ricorrente. E lo vedi diverse volte. C'è poi la saga Age of Apocalypse, ma ne parleremo poi delle saghe prima o poi. Comunque, un bel Sì. personaggione. Cla, tu chi ci porti invece? Io vado con Arcade, che appunto avevo Arcade. detto prima, la Pazzesco, sua prima Arcade. apparizione in Marvel Team Up del gennaio del 78. I poteri e abilità: non ha poteri, dispone solo di un'enorme ricchezza e un abile inventore. Sì. Ha la conoscenza assoluta della tecnologia, molto più avanti rispetto alla scienza convenzionale, in particolare nei settori della robotica, dell'ingegneria meccanica e elettrica. Di solito, quando sembra essere catturato, risulta essere un robot. Grazie a Sì. quanto compiuto in Avengers Arena, Arcade viene eletto dai fan della Marvel secondo miglior villain del No, 2013. ma non è possibile, ma non è possibile. Comunque lui aveva Murder World, quella specie di parco giochi pieno di trappole dove intrappolava i suoi nemici e poi loro riuscivano sempre a liberarsi e ciao. E me lo ricordo anche nel gioco Marvel Ultimate Alliance, te lo ricorderai, il Murder Sì. World con Arcade. Ah, vi ho intrappolato, non vi direte mai fuori qui, dovevi giocare a Pitfall. Dovevi giocare a Pitfall.
dovevi fare quel cavolo di pitfall con arrampicati sulle liane, era una roba allucinante. Comunque Arcade sì, è un buon villain, mi piace di più l'aspetto moderno che quello anni 60-70, che era veramente indecente, era questa faccina sorridente, vabbè, comunque sia. Questo qui è un buon villain oggi, ovviamente migliorato, e sì, appunto, non ha poteri, non ha energia, ha intelligenza, ma non troppa intelligenza. Non ha troppa intelligenza. Comunque lui è un maestro dei giochi e quindi è in bravo a fare queste cose. Capelli rossi, famoso per i suoi capelli rossi e tante altre cose. Comunque, appunto, ha i soldi e le idee cattive. Buon villain. È ciuffetto biondo. Ciuffetto rosso stavolta, ciuffetto rosso. No, dico, però è ciuffetto biondo, è lui. Può essere, non so, può essere. Comunque, tu sai, no, adesso ti faccio ridere perché ho trovato un personaggio veramente il trash assoluto. L'era dell'acquario, ti ricordi il New Age, com'è la gente del futuro, come siamo vestiti noi? Così, no? Io tutti i film che ho visto eravamo noi straccioni con cose di pelle. Sì, esatto, eccolo, guardalo qua. Aquarian, chi è? Wunder. È un buon... è uno barbuto rosso. Non volevo dire la parola del messia, però si assomiglia a un certo messia. Ma assomiglia a Toki, no. Toki di Keshia. Oddio, Toki è un po' messo meglio. Qua. Comunque, il vestito più o meno è quello. È Wunder, è nato sul pianeta Dakar. Proprio così, qua proprio la prima cosa che non fa quello. Ha deciso di vestirsi bene. Ed è l'eraldo della nuova era, perché lui vuole portare l'epoca New Age. Guardate, lo vuole portare pace e amore in un universo di guerra. Perché è un acquariano, è l'era dell'acquario, come la canzone. Quella canzone è Aquarius, quella canzone là che facciamo tutti quei gesti strani, vestiti così, quindi veramente questo qui è l'era dell'acquario, ovviamente, quindi è il futuro, ragazzi, come oggi ci vestiremo tutti così come lui entro anche, 2-3 ma anni. Che schifo, ma anche no, assolutamente. E anche il potere chiamato il cubo cosmico, quindi insomma ne ha di cose. Non è malvagio perché lui vuole portare pace e illuminazione al mondo. È un messia, ovviamente. L'abbiamo visto, riconosciuto ovviamente dal barba, capelli, specie un bellissimo colore di capelli. Io ripeto, forse hanno esagerato una parte del corpo. Quello non ce l'avevo fatto caso. Guarda, non lo rivediamo perché non voglio fare dettagli. Non ce l'avevo fatto caso. Sei tu che guardi certe cose, poi non ce l'ho notato. Non è che guardo io, c'è la foto, ho guardato, non è che. È una cosa che risulta così. E poi un altro personaggio che probabilmente non hai, questa è Arachne. No, quella ce l'ho. Ce l'hai, Arcana. Veramente? Arcana, però. Arcana? Come Arcana? No, non è Arcade, no. Arachne. No, allora no, non ce l'ho. È la donna ragno, è una specie di donna ragno, ma non è la donna ragno, non è Spider-Woman, no. Arachne, che è una villain, ovviamente, si sa, Arachne, malvagissima. E quindi guarda qua, occhi blu, pericolosissima, è la specie di statuta Julia Corwell Carpenter, insomma, personaggio Carpenter, sì, e praticamente è anche Spider-Woman, sì, comunque, e diciamo che sia Spider-Woman, è stata Arachne, quindi sono un personaggio importante, vedete che c'è un sacco di biografia, meglio non leggervi tutto, comunque sia, è nata come Spider-Woman, una delle Spider-Woman, quella meno importante probabilmente, però, ha lavorato con gli Avengers, i Fantastici 4, gli X-Men e Spider-Man, e poi è diventata Arachne e praticamente appunto è diventata arrogante, quindi insomma lungo andare alla sua storia è entrata nei West Coast Avengers, gli Avengers della costa ovest, e appunto ha un sacco di storie, un sacco di avventure, comunque è una donna ragno, praticamente una donna ragno, ma non è la donna ragno, non è un'unica donna ragno che conosciamo, certamente. Ciao Stefano intanto. Beh, là, chi ci porti tu invece? Io avevo già preventivato Arcana, il nome completo è Arcana Jones, è apparsa la prima volta debuttò come, perché ce n'è due di queste, ce n'è una di Terra 712 e l'altra di Terra 31916. Ce l'ho, ma non ha un'immagine ufficiale. Entrambe fanno parte dello Squadrone Supremo, una apparsa in Defenders volume 1 numero 12, l'altra in Super Power nel 2005, e c'è un'altra che forse è di Terra 616. Quella normale, la classica della Terra, quantomeno forse c'è, perché qua dice che non è forse canonica perché non appare mai nella Terra ufficiale, però sì, noi la citiamo. È una maga perché può creare diversi incantesimi, illusioni.
L'assegna come una scienziata incredibile col dottorato nella fisica quantistica. Sì, boh, non lo so adesso. Sì, e combatte i potenti dell'Africa che usano male il potere. Ovviamente lei sta salvando l'Africa, quindi è buona cosa comunque. Esatto. Poi manipola le forze magiche per controllare le sostanze naturali, vento, legno, acqua, illusioni, lancia fulmini di forza magica, vola, possiede sensi mistici, la magia ha effetto solo sulle sostanze naturali. Abile combattente corpo a corpo e ha ricevuto addestramento da Nottolone. Poi vedremo chi è, che è cosa, è dai Tontolone? Tontoloni. Tontolone? No, non è Tottolone. No. Poi la seconda arcana invece ha poteri simili a quelli di Scarlet e può manipolare la realtà causando cambiamenti a livello quantico e manifestano diversi effetti. Come dimostrato, lei può letteralmente alterare la realtà mischiandola o dividendola con un'altra realtà. Il livello di potere di questa sua capacità è sconosciuto, sebbene lei abbia dimostrato di poter creare una piccola montagna prendendone diverse parti in altrettante realtà differenti. Così. No, così per farlo. Guardate, io ho visto che nei film della Marvel, se vuoi modificare il mondo quantico, basta che fai così con la mano, fai Sì. così con la mano e boh, ti apri i portali. Comunque, per rispondere alla domanda di Stefano, certo, esiste la donna ragno, Esatto. esiste. È un po' come con la La mania di donna avere. ragno e Spider Girl anche, che è Sì. un'altra. Ghost Spider non lo È so. come, è come, è come la. Beh, c'è Spider-Gwen, che è più o meno Spider fantasmina. Gwen, Sì. sì. E poi c'è come Superman, che c'era Superboy, Supercane, c'era di tutto veramente con Superman. Quindi veramente siamo anche con Spider-Man, visto che il personaggio ha tanti fan, allora ha messo ogni cosa ragno. E quindi comunque questa qui però la conosciamo come Arachne, quella che abbiamo detto prima, la conosciamo come Arachne. Se poi c'è una Spider-Woman differente, ne parleremo dopo quando arriveremo alla S. Là. Bene, quindi un personaggio interessante questa arcana, non ho immagini di supporto però. Arcon. Quindi chi è il prossimo? Arcon si chiama. È il sovrano di Polemachus, un pianeta extradimensionale apparso la prima volta in Avengers, volume 1, numero 76, aprile del 1970. Quindi è un alieno, va, se si può chiamare così. Questo qua credo che sia un villain in realtà, perché Probabile. voleva sfruttare i Vendicatori della Costa Ovest, per esempio, e i Sì. Fantastici 4. Voleva, penso, anche sfruttare altri. Ha una guerra contro Tundra. Arcon possiede diverse abilità superumane, tra cui forza, agilità, velocità e resistenza. Ha un fattore rigenerante, ovviamente. Arcon sembrano essere a un livello superiore a differenza di quelli della sua specie, perché ce l'hanno tutti ste qua, lui però è addirittura di più. È un abile stratega militare, eccellente combattente a mani nude o con la spada, armi da lancio, poi possiede armi a forma di fulmine che ripone nella sua feretra. Ognuno di questi fulmini ha una specifica funzione e un colore diverso. I fulmini gialli servono per aprire passaggi verso altre dimensioni, quelli neri e rossi sono usati come armi che causano esplosioni. E poi c'è anche lo scudo, così. E sul suo pianeta utilizza dei dinosauri come mezzi di trasporto, cioè. I Pensi che abbia. dinosauri, che bella roba i dinosauri, guarda, veramente. Beh, è potente, io non ce l'avevo questo personaggio, quindi non ce l'ho davanti, non ho immagine a Dai. mostrarla. Uno che usa i dinosauri, grande, insomma, interessante. Questo forse ce l'hai, si chiama Armadillo. Ce l'ho sì l'armadillo, Ma ma sono un certo che armadillo, l'armadillo. vedi. Ce li ho tutti questi personaggi strani, c'ho perfino Ares, poi vedremo Ares, ma se non ce Ares l'ha. è fighissimo, Ares che Ares. figo, non so perché non ce l'hai te che doveva esserci prima. Comunque, armadillo. Non ce l'ho, Armadillo, va che bello l'armadillo. Ares. Madonna, vedi. Antonio Bellissimo, Rodriguez era. Armadillo, giustamente si chiama così. Poi è la prima apparizione del prossimo, che è sempre lui, è in Capitan America numero 308 del 92, appare la prima volta. Ah, ti dico che questo armadillo nasce in Texas, non so se hai Beh, così. un Rodriguez del Texas, ok. Esatto. Per esempio in Civil War viene ingaggiato da Hood, che lo ingloba nel suo gruppo di criminali dopo la fine della guerra civile tra eroi. E
grazie al processo di alterazione genetica effettuato da questo dottor Malus che lo trasforma, Armadillo ha una forza di resistenza superumana. In origine si pensava che il suo costume, un'armatura di colore arancione, dotata di artigli per scavare il terreno, giustamente, fosse unita alla sua pelle, ma in seguito fu rivelato che non era un costume, ma ormai parte del suo corpo che era stato alterato con materiale genetico di un vero armadillo, beh, giustamente. Questa pelle, a prova di proiettili, i suoi artigli possono tagliare le sostanze più dense. Armadillo è un eccellente combattente a mani nude grazie alla sua esperienza nei combattimenti da strada e combatte diversi criminali, tra cui Venom, addirittura di Venom, e anche contro Jack Lanterna, però viene sconfitto da Ercole. Beh, cavolo, Ercole sì, è forte, ragazzi. Muscoloso, potente, spaccatutto, sì sì. Ma questo era Armadillo, quindi, in pratica. Beh, interessante davvero. Quindi vorrei far vedere Ares a sto punto, perché ovviamente stiamo parlando di personaggi top, e Ares secondo me è un personaggio top. Ares, non so perché dovrebbe apparire, sì, No, ma come non c'è l'immagine di Ares? È impossibile che non ci sia l'immagine di Ares, è uno dei personaggi più importanti della storia. Cavolo, Ares è il figlio di Zeus, il monarca degli dei, e della moglie Era. Cavolo, praticamente uno degli dei greci. Peccato non è apparsa l'immagine. Peccato davvero, speravo proprio di recuperarla questa immagine di Ares, ma niente, comunque lo cercherò mentre tu intanto cerchi qualcosa. Io non ti... ho fatto Dicevi, scusami? No, era sbagliato il titolo. Oh cavolo, vabbè, comunque Ares, eccolo qua. Appunto, l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato Ares, finalmente abbiamo trovato Ares, ragazzi. E vediamo un po'. Vediamo un po', attenzione, eccolo qua, visto? Questo qui è Ares praticamente. Per come no, si vede. Però comunque, come visto nell'incredibile Hercules, anche esiste pure l'incredibile Hercules in questa storia. Beh, comunque è interessante alla fine dei conti. Sono personaggi che hanno fatto la storia della Marvel. Ares veramente muore come un fesso a un certo punto. Ah sì? Io in assedio. Devo dire la verità, muore come un ma non come un fesso, in realtà no, perché in realtà è figo, però è contro Sentry, cioè Sentry praticamente... Come fai a perdere contro Sentry, che lo ballo tutti? Sentry è Sentry è tipo Superman della Marvel, fortissimo, e lo decapita con un colpo solo. No, gli ha staccato la testolina, anche gli dei muore. Come sempre, torna in vita e... Quindi, no, ma non è che muore. Io ho detto così da fesso, ma non è fesso, perché Sentry è molto più forte. Sentry è peggio. Cioè... Certo. Infatti, quando ci arriviamo, bisognerà dire un po' di roba. Eh sì, Sentry lo attendiamo. Comunque, questo qui era. Cioè, il prossimo è Artiglio Nero, Black Talon. Oh, no. Hanno vari personaggi. Il primo si chiama Pascal Aorta, che non è Aorta quella che abbiamo qua sul corpo. Sì. Il secondo è Desmond Drew. Il terzo è Samuel Barone. Il primo, questo Desmond Drew, è Artiglio Nero, un prete voodoo che può creare e controllare i zombie. Così. Il primo Artiglio Nero indossava un costume che lo faceva assomigliare a un pollo. Un pollo! Il famoso pollo. Una croce rovesciata disegnata sul petto. Era un milionario e uno stregone, ma divenne nemico di fratello voodoo. E fu ucciso dai stessi adoratori del suo culto. No, gli adoratori del suo culto, mannaggia, perché fine ha fatto? Poi, non so. Ah no, questo è Desmond Drew. Il primo non c'è niente di questo Pascal Aorta. Poi abbiamo Samuel Barone. Ma chi è Samuel Barone? Indossò lo stesso costume, giustamente, e si alleò al sinistro mietitore operando nell'area di New Orleans. Diventa ovviamente un criminale, resuscita Wonder Man sotto forma di zombie, mamma mia, e combatté contro i Vendicatori e fu sconfitto da Scarlet. Successivamente si unì alla seconda versione della Legione Letale, che credo che sono questi gruppi super criminali, combatté ancora Scarlet e Visione. Vediamo un po'... Attenzione intanto... No, dicevo, dalla chat ci arriva il messaggio del buon Revil, che è un esperto di zombie. C'è un personaggio che crea e controlla gli zombie. Parlano di me, ora voglio le royalty. Certo, vai, contattali alla posta. Magari mandi la posta, magari ti mandano le royalty. Esatto, e c'è da dire anche che loro combattono anche contro i Vendicatori della Costa Ovest, che era un gruppo. Sì, sì. C'era anche Scarlet. Lo terminavo prima io, sì.
Esatto, e dopo una battaglia contro She-Hulk, Artiglio Nero utilizzò quattro mutanti morti per formare il suo X-Human, ma non fu grado di controllare tutti insieme, così uno di quelli riuscì a liberarsi e a permettere a She-Hulk di sconfiggerlo. Poi, Artiglio Nero è uno stregone voodoo che utilizza la magia nera, ha la capacità di creare e manipolare gli zombie attraverso la voce e la telepatia, purché siano nelle immediate vicinanze. Ha un costume con guanti che fuoriesce una specie di artiglio affilatissimo e utilizza anche dei coltelli, tipo, vabbè, Vabbè, così. interessante. Io C'è Claudio, qualcuno? io voglio farti vedere uno dei personaggi più trash della storia, il periodo che hanno scoperto che l'Abstestos, quello con cui facevano i tetti, era malvagio, cioè era potente, faceva danni. È quella, una delle cose con cui creavano i tetti degli edifici era l'Abstesto. L'Abstesto è una specie di minerale con cui facevano alcuni tetti, questi tetti che vedi appunto Ah, ma grigi. i tetti quelli di strada, quelli. Tetti degli edifici, sì, e lui è diventato Ah, i l'uomo tetti. d'Abstesto, quindi l'uomo più tossico che c'è, Cos'è, un perché pescatore? Chi ovviamente. è? No, Sei sarà Pompei? Chi è? un carpentiere, sarà. E quindi è un chimico che lui ha Un chimico. ottenuto il potere, visto che ha scoperto che con la sua abilità scientifica doveva diventare un re. E allora è diventato l'uomo d'Abstesto. Quindi con questo potere dell'Abstesto, perché dicevano i tetti più duri sono quelli con l'Abstesto, che poi si scopre che è carcerogeno, quindi assolutamente Ah, oggi. scusa, ma perché c'è una rete da pesca come. Perché catturava, lui era troppo duro, praticamente non potevi colpire, e allora ti lanciava nella rete e ti bloccava. È la rete d'Abstesto, non puoi scappare dall'Abstesto. Mi sembra che avesse anche bloccato il povero Hulk. Abstesto, traduce l'uomo amianto, bravo Remi per questa traduzione. L'amianto, il famoso bellissimo amianto che fa proprio bene, ce l'abbiamo sui tetti, e quando cade giù succedono brutte Scusa, cose. ma che poteri ha sto essere qui? Non ha, ma il potere suo niente. Lui è una persona intelligente. Guarda, in realtà, lui è una persona estremamente intelligente. E Non è un ha potere, sconfitto però. la torcia umana, tipo l'ha preso Sberloni. Perché, Vabbè. appunto, ricordati che l'Abstesto, l'amianto, scusatemi se voglio dire all'italiana, è resistente al fuoco. Perché, ovviamente, devono fare promozione che l'amianto era pazzesco. Mi raccomando, ragazzi, c'era dietro l'edilizia. Arriva l'edilizia e dice: senti, Stan Lee, ci fai una storia su come l'amianto è potentissimo e ti rende i dominanti le case. Arriva un tornado, non te le butta giù perché l'amianto è troppo forte. Ma certo, facciamo l'uomo amianto, così abbiamo questo potere. Lui non. Sembra uno di quei cosplay strani. Lui è solo è duro e basta. Lui è duro. Non lo butti giù perché è Sì, per fortissimo. carità, io. Però alla fine, incredibilmente, la torcia umana lo batte consumando l'ossigeno nell'aria. Comunque, sappiamo che l'amianto fa molte cose peggiori. E ovviamente viene detto, mi fa ridere la cosa, che oggi si scopre che l'amianto non faceva bene e quindi probabilmente è morto in maniera orribile di amianto. Quindi hanno riconosciuto Non ho dopo. capito, È scusami, è morto per la. È morto? morto. Ma sai, l'amianto fa male, fa venire. È carcerogeno, altamente carcerogeno Non ho capito, l'amianto. ma lui è morto per quello. Così dice la biografia ufficiale, non hanno mai più parlato di questo personaggio, dicono sarà morto per colpa dell'amianto. Dicono così la biografia ufficiale, dice sarà morto perché l'amianto fa male alla salute. Beh, negli anni 60 l'amianto era assolutamente, dovevi farti casa tua tutto col tetto d'amianto. Sapete quante cose ci hanno messo in Sì. testa, mi ricordo io, il diesel. Mettevi roba di amianto in testa? No, ma ai tempi dicevo che il diesel non inquinava e quindi magari potrò fare un personaggio ecologista chiamato l'uomo diesel, no? Bella idea, bella, Comunque bella idea. sia, no, spero che oggi per fortuna non la farebbero più. Comunque vabbè, mi affido a te e alla tua prossima scoperta. Il prossimo personaggio è uno che abbiamo visto anche in realtà in Infinity War e si chiama Astro Nero, si chiama. È un Astronero. personaggio immaginario che è un importante membro dell'Ordine Nero, che sono una squadra di alieni che opera per conto di Thanos, quindi l'abbiamo visto lì. Ah, E come membro sì. dell'Ordine Nero, insieme ai suoi compagni, vengono chiamati cacciatori d'ossidiana e figli di Thanos. Appaiono in Avengers Infinity Wars e Endgame, anche se in realtà vengono apparsi prima, poi nel 2013. Ovviamente nei nuovi Vendicatori, eccetera. Vabbè. Appare nel settembre del 2013 e
ovviamente, e anche nel fumetto Infinity dell'ottobre del 2013. Mamma mia, ma cos'è? Che arma ha questo qua? È potentissimo. Appunto, ovviamente, diciamo che lui ha una forza sovrannaturale, la sua pelle è impermetrabile, quindi impermeabile, credo anche, grazie a una maggiore densità, quindi praticamente non puoi fargli un tubo, praticamente, e praticamente quando Thanos prende di mira la Terra come prossimo pianeta, Astro Nero giunse nel Wakanda, quindi lui va... Ah, va nel Wakanda lui va! Sì, esatto, a sua sorpresa trovò una resistenza e fu costretto a ritirarsi. A causa del suo fallimento, Thanos decise di cacciarlo dall'ordine. No! Thanos però concesse una seconda opportunità all'Astro Nero, mandandolo a proteggere il picche e impedire che venisse recuperato dai Vendicatori. Durante lo scontro, Astro Nero viene ucciso dallo spietato guerriero Kree Ronan l'Accusatore. Ah, Ronan l'Accusatore, sì, famosissimo Ronan, cavolo, uno dei villain maggiori della Marvel. Durante l'arco narrativo No Surrender, l'Astro Nero viene resuscitato da Challenger, colui che riorganizzerà l'Ordine Nero, per partecipare a una sfida con la Legione Mortale del Gran Maestro. Quindi, vabbè, rivalità con il Gran Maestro. Comunque viene fatto notare che ovviamente l'uomo Diesel esiste già, e Vin Diesel, lui non si tocca, viene detto il buon Revile, è vera sta cosa, Vin Diesel, Vin Diesel. Ah, mica, hai messo proprio la foto di Astro Nero. Beh, certo, era quello del film. Però era bello corazzato, il classico grande e grosso, che però poi te lo butteranno anche giù, però poi si spera. Grande e grosso e picchia picchia. Perché picchia poi le prende, esatto. E poi le prende, sì. Ma allora, non è l'unico grande e grosso della Marvel, è Thor e Hulk, non è che sono piccolini, comunque. No, infatti ne prendo anche loro. Infatti ne prendo anche loro. Vabbè. Ma hai qualcuno? Sennò ti se vuoi, io ti recupero. Ma io, perché a me piacciono i personaggi più strani, vestiti. Ovviamente abbiamo anche la Lady Amianto. Come? Lady Amianto, Lady Obsessed, quindi Lady Amianto. È una donna corazzata con l'amianto. Vittoria Marvel. L'avevo capito anch'io. E non è forte per niente, è tutto, guarda, energia zero. È veramente uno dei personaggi. Cioè, potrei combattere io a combattimento se non usasse la pistola. È una donna, ma amianto. È la sorella di Killer Marduk. E usa le connessioni criminali di suo fratello per diventare una scienziata criminale. E crea vestiti di amianto per i suoi protetti, come puoi vedere, un bellissimo verde amianto, sicuramente fanno bene alla salute. E quindi anche lei, e ovviamente arriva a combatterla, visto che la torcia umana non ce la faceva, arriva l'eroe degli anni 40, la torcia umana degli anni 40 a combatterla, e quindi affronta questa qua e la fa scappare. E però lei tornerà, perché ovviamente è fortissima. Fa amicizia con Toro, che è l'uomo, che il ragazzo che mangia il fuoco, quindi insomma alla fine lei andrà, vai, decide di rapirlo, e ne rapisce il ragazzo Toro, e allora lei rapisce lui? Sì, lei rapisce lui, pensato, con i suoi vestiti d'amianto, quindi va avanti nella sua carriera criminale. Penso che sia morta anche, ecco, anche appunto viene detto, non si sa cosa è successo, ma ha contratto una malattia a causa dell'amianto e il suo destino è sconosciuto, ma si pensa che sia morta per colpa della malattia. L'amianto uccide, cioè la Marvel ci ha dato una bellissima cosa, prima ti crea personaggi fighissimi con l'amianto e poi plot twist, l'amianto si è scoperto verso gli anni 80 che è nocivo, e allora crepano tutti di malattia. Io ci ho lavorato con l'amianto, quindi insomma sono ancora qua per fortuna. Lo sei messo in testa? No, ce l'avevo messo in mano. Guarda, non è stato piacevole staccare le cose d'amianto con le mani a mani nude, però comunque siamo. Il prossimo è una serie di personaggi che si chiama Atom Smasher. In realtà sono tre. Il primo si chiama Ronald English, apparso in Black Goliath, numero 1 del 1976. Il secondo è Michael English, giustamente, che è apparso in Marvel 2 in 1, numero 85, marzo 1982. Il terzo è sconosciuto il nome, non mi chiedere perché. Vabbè. È apparso la prima volta nel 92 in Iron Man volume 1. E infatti il terzo, questo qua senza nome, viene chiamato Leonardo, così a posto. Tra i loro poteri abbiamo emetteva radiazioni atomiche che proiettava sotto forma di calore, forza conclusiva o semplici radiazioni. Le sue energie aumentavano la sua resistenza alla fatica. Poteva inoltre trasformarsi in pura energia.
Sì. È proprio una roba. Immagino che Michael English e Ronald English siano fratello e fratelli, penso, visto Sì, Michael English è il fratello del primo che. Atom Smasher, è un esperto di scienziato nucleare. Vabbè. E, per esempio, la donna ragno gli prova a scontrarsi con loro perché loro volevano rapire lui e un'altra gente, un'altra sua banda, volevano rapire, mi sembra, Tony Stark o quantomeno rubare le armi di Tony Stark. Si Little scontrano con Tony, la anche cosa. Little Tony volevano rubare Little Tony. Esatto, invece per quanto riguarda il primo si scontra contro il Golia Nero, poi vedremo chi è, io lo conosco da Civil War sto qua, quindi e questo Leonardo boh, è un altro. Non è Prima DiCaprio, però. l'armatura di War Machine e poi danno sta roba di Atom Smasher, Interessante, ok. Ah, poi altri personaggi interessanti là, a tipo. Beh, dire? sì, c'ho Atragon. Atragon, vediamo un po', Che è un Atragon. personaggio Marvel che prima è un avversario di Ghost Rider, però poi Ghost si unisce ai Rider. Vendicatori. Ah, beh, interessante, Atragon si chiama E lui questo. all'inizio si trasforma in questo mostro, anche se all'inizio lavora per Kingpin, è posseduto da questo demone di nome Atragon, appunto, è un demone, ovviamente non poteva che essere nemico di Ghost Rider Vabbè, per ovvi ovvio. motivi. E in fatto di potere e forza fisica, Atro è senza dubbio uno dei personaggi più avvantaggiati della Marvel. Con la sua forza può facilmente tenere testa a personaggi come Dormammu. Essendo un demone, ha poteri infernali, controllo del fuoco demoniaco, poteri psichici, mentali, immensi e mutaforma. Ha facilmente sconfitto Apocalisse, anche il monolito vivente insieme. Insieme l'ha Sì. sconfitto, roba. C'è Cioè lui. sbellone. Mamma mia, ha facilmente distrutto il totem vivente con un pugno solo. Ma no, E i cos'è? suoi nemici sono Rhino, che è quello di Spider-Man, Sì, quello. vabbè. Cioè, ha sconfitto quelli là, ma fa fatica con Rhino, ma che Haken, il figlio di cavolo. Wolverine, Sì. Haken. Sì. È uno dei suoi nemici. Drax, Drax, uno dei potente. suoi nemici. Il fenomeno. E Cristiano Taskmaster. Ronaldo? No, non è lui. Taskmaster e B-Bestia. B-Bestia, credo, non so chi sia. È la B-Bestia. E come occasionali ha i Vendicatori come nemici. I Campioni, che non è Campioni del Cuore, ma i No. Campioni di Los Angeles, che sono Ercole, non, Angelo, Vedova Nera, so, e Ghost Rider. E appunto Ghost Rider, giustamente. Sì. Io invece ho Atuma. Atuma è uno dei colleghi di Namor, che poi in realtà era un grande villain, poi anche lo vedevi nei videogiochi. È uno che prende il potere dei posti, cioè uno di cui prende il potere là nella città perduta, diciamo, quell'Atlantide là, e diventa uno dei villain maggiori. Atuma è un fanatico di potere, cioè come villain del gioco Marvel Ultimate Alliance. Possiamo vedere così, ha la pelle blu, ovviamente respira sott'acqua ed è uno di questi mutanti che hanno preso i vati Atlantis. Lui diventa il re di Atlantide, diventa l'acerrimo nemico del buon Namor, ovviamente, l'acerrimo nemico di Namor, Atuma. Nel film compare alleato di Namor, non è ancora nemico, non so se faranno mai questa cosa della rivalità fra Namor e Atuma, ma se la fanno sappiamo che ha delle solide basi, visto che comunque è una rivalità storica, uno dei villain maggiori di Namor. Questo? Sì, Atuma, sì, che cos'ha di potenza? Abilità di combattimento e forza, ovviamente. Come tutti gli Atlantidi, quelli là, gli Esatto, Atlanti. e aveva la profezia che sarebbe andato al trono, la sua profezia È era che. sbagliata. No, è giusto, è perché se lo prende con la cattiveria, se lo prende. Quindi, Ah, comunque sia, lui non sopporta il pacifismo di Namor, lui vuole conquistare tutto, allora diventa cattivo. Nel film no, è uno dei tanti fedeli alleati di Namor, ma lui vuole giustamente. spaccare, ho No, ma lui capito. giustamente appoggia Namor se Namor vuole spaccare, ma se Namor dice no, dai, facciamo i bravi, magari Atuma diventerà un cattivo anche lui, e magari lo vedremo ancora. Comunque Atuma è un personaggio famoso, uno di tanti villain, e sì, ovviamente combatterlo sott'acqua non è che tutti sono in Beh, grado. certo. Va Beh, bene. certo. Là? Tu che dici di Ma io parla? in realtà ho l'ultimo con la A, poi Sì, chi finisco. è? E si chiama Aver l'assassina. Averla assassina. Averla assassina. Vabbè. Sembra una cosa brutta, ma Sì. ora vi spiego. Allora,
il cui vero nome è Simon Meddings, è un personaggio che è apparso per la prima volta nel 77 in Ramping Hulk volume 1. È un militare che viene assunto da questa compagnia in qualità di mercenario e per incrementare le proprie abilità si sottopone a un intervento chirurgico che lo fornisce di un congegno antigravità innestato nella colonna vertebrale. Diventa quindi un super criminale a servizio di questa società col nome appunto di Averla Assassina, o Averla, tanto è lo stesso. La sua prima missione lo vede infiltrarsi nell'organizzazione nota come Cospirazione e si scontra con un avventuriero che non so chi sia, che si chiama Ulysses Bloston, e gli prende anche le sue armi. Giustiziere della notte? Può darsi. Poi si risveglia dal coma in cui era caduto e quindi poi si ritrova a combattere contro Uomo Ragno e la Bestia. E dopo la caduta di questa Brand Corporation diventa un agente indipendente. Nella saga conosciuta come Atti di Vendetta è ingaggiato per attaccare Moon Knight, a cui viene però sconfitto. È stato per breve tempo agente del Cardinale all'interno del team di criminali volanti conosciuto come Air Force. Durante la guerra segreta di Nick Fury viene potenziato dal Riparatore. Successivamente viene ucciso dal Riparatore con una scossa elettrica mentre guidava le parti dello Shield nel covo di questi. No, ma si è preso la scossa. Però in Civil War è costretto dal Barone Zemo a entrare a far parte di Thunderbolts. Quindi in realtà non è morto, ma è tornato in vita. Sì, come tanti. Civil War è dopo. Come tanti. Come al solito. Come al solito. Ma sì, sono morto, ma sono tornato. Beh, io invece voglio farvi vedere invece un personaggio che tu non ce l'avrai nella, ma è un personaggio importante. E non è un supereroe, è la zia May. La zia May, la famosa. Che fa la tua delle statistiche bassissime. Ha solo 2 di intelligenza, quindi ma cavolo, manco intelligente. Cioè, velocità 2, io non so come fa questa qui, tipo 70 anni, a essere veloce. Ok, io ho preso quale del film, ho preso una bella attrice, bravissima. Il film ha iniziato ad essere più giovane, ogni Spider-Man nuovo è sempre giovane. Sì, beh, la storia la conoscete, lei e Ben Park si sono presi cura del nipote e poi lui ha lasciato morire lo zio Ben per errore. Perché l'ha lasciato morire, cosa? Beh, l'hanno ucciso. L'hanno ucciso. Lui perché lui ha trascurato, non ha fermato quello, si è sentito responsabilità. E ovviamente arriva la frase famosa da grandi responsabilità. Sì, perché lui stava lottando. Perché lui faceva wrestling all'inizio, Uomo Ragno. Contro Macho Man Randy Savage, fra l'altro. Sì, esatto. Quando faceva questa roba qua, hanno ucciso lo zio. Lui non se ne è accorto e per quello ha senso di colpa. E non solo perché ha ignorato il crimine, che il criminale gli è passato davanti. Parliamo del primo film di Sam Raimi, comunque, ovviamente, però ciò non è proprio canonico con la storia. Comunque, l'idea, la storia è sempre quella. Lui un po' trascura il nonno viene colpito e muore. E niente, e lei diventa la guida di Peter, tante volte lo porta alla ragione, perché lui quando diventa tipo simbiote ovviamente fa tante cose, e poi lei ha una bellissima relazione con il dottor Octopus, sappiamo che lei e il dottor Octopus vanno d'accordo, ed è famosa la scena che Deadpool apre una stanza e becca lei e lo zio Ben intenti in certi atti e dice no, chiude la porta, dice no grazie, non voleva, dopo che poi lei morirà ovviamente per varie altre ragioni, comunque sia Deadpool ha beccato per il momento sbagliato per aprire quella porta, diciamo. È Deadpool, è tutto sbagliato. lo so, e quindi ecco qua, voglio dire, fra umorismo becero e trash, comunque quella è una cosa che abbiamo visto. Deadpool è trash, solo trash. Sì. Poi abbiamo, visto che a me fa ridere, ma non conosco la sua storia neanche merita secondo me, ma ve la vediamo soltanto per farci 4 risate. Vediamo il personaggio di Auran, la ragazza selvaggia. Guarda qua, Auran è diventata un'inumana. Auran diventa una artista marziale selvaggia. È una tattica. È un membro dell'Attilan Security Force. Combatte il crimine insieme agli Inhumans. Quindi, insomma, un personaggio secondario degli Inhumans. Comunque sia, Auran si chiama Auran. Non penso che vi cambia la giornata conoscere Auran, ma è divertente. E poi abbiamo Aurora, specialmente per i maschietti che amano magari questi design un po' skate punk, tipo l'Avril Lavigne. Questa è Aurora, Jean-Marie Baby.
Aurora, la figlia di Michelle Unzi. No, non quella. Vabbè, sai quante, penso sia il nome più diffuso femminile in Italia, quindi comunque non è così strano. E quindi niente, ha una storia, beh, comunque non ce ne frega proprio tanto, alla fine un personaggio come tanti, però comunque Aurora, beh, una che picchia. Picchia come tanti, quindi insomma nulla di speciale Aurora, però volevo farvela vedere perché mi piaceva il design, ho detto, beh, interessante. E anch'io ho finito i personaggi con la, ce ne sarebbe ancora uno con la, ed è strano che non c'è Azazel, claro. non c'ho nulla, me lo ricordo abbastanza importante. Azazel con l'antenna, no, l'antenna verde, no, io mi ricordo Azazel è anche il nemico di Tekken 6. Sì, è vero, il nome di un demone, ovviamente. E dice che è un mutante dei tempi antichi, era rule dei Nephilim, praticamente, e dichiara che la Terra gli appartiene. Cavolo, un villain che dichiara che la Terra gli appartiene, è vero, lui è antico. Okay. E allora, per salvare l'umanità dalla morte di Azazel, gli angeli lo bandiscono al Brimstone Dimension, la dimensione Brimstone. Okay. Ma, okay. E fra l'altro, ha tanti figli, uno di questi è Nightcrawler, quindi questo è il papà di Nightcrawler. Ah, è vero, il padre di Nightcrawler, giusto. Nightcrawler. E quindi ovviamente sarà un villain degli X-Men che lo combatteranno, e con l'aiuto di Polaris gli X-Men scappano al mondo reale. Comunque alla fine Azazel non diventa ultra malvagio, perché comunque ha un figlio buono, il figlio ultra cristiano, il padre un demone. Che bellissime cose, quello è tristissimo, però sì. Vabbè, comunque questo qui era Azazel, personaggio che è probabilmente più importante nella DC. Quello della DC, no, della Marvel. No, questo qui è della Marvel, lo so, ma c'è anche nella DC Azazel. Ah, sì? Non sapevo. Vabbè, un demone, puoi prenderlo. Vabbè, sì, so, dirai. Sì. Azazel della DC, me lo ricordo abbastanza. No, non ho con la DC. Ah, beh, DC si chiama Azazel, sì, anche lì c'è un angelo, anche lì, poi c'è Azrael, comunque. Cioè, sì, Azrael. Per i soliti. Sì, ovviamente, li ha fatti nei fumetti di Neil Gaiman, quindi insomma, un personaggio importantissimo. E quindi sì, è importante, Azazel è un personaggio importante della DC, e comunque noi parliamo della Marvel stasera, quindi comunque sempre demoni sono, alla fine c'era anche nella prima stagione Supernatural Azazel, quindi c'era anche questa stagione. Ma c'è anche in Tech. Era quello di occhi, il famoso occhi blu di occhi blu, occhi rosso, quello che era di Supernatural. E quindi niente, io penso che come incipit abbiamo visto, l'abbiamo finito, sarà un lungo percorso verso la gloria. Madonna, perciò vi invitiamo a seguirci lunedì dalle 20:30 alle 21:30 con Flashback, l'evoluzione dei giochi open world. Abbiamo finito la generazione PlayStation 1 e vedremo i giochi open world della Play 2 e anche oltre, ci divertiremo con tanti bei giochi pazzeschi. E quindi ci vediamo. Claudio, dove ci possono trovarci sui social? Su tutti i social, quindi Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, Truth, no. Rumble però sì. Rumble sì, Truth non ancora, però magari Truth non ce l'abbiamo, mi sa che Truth non ancora. Anche se fosse interessante, anche lì ci starebbe, ma credo che non sarebbe un bel affare andare. Sì, MSN, abbiamo C6, Netlog, dice. Esatto.